Ecco, ci troviamo qui in questo studio con il professor Francesco Puccio, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di Desenzano e primario chirurgo all'Ospedale di Manerbio. Perché siamo qui? Siamo qui perché vogliamo un po' fargli un paio di domande, in quanto il professor Puccio è candidato al Consiglio Comunale nelle prossime elezioni amministrative, che sapete si svolgeranno a Brescia, per quanto riguarda il comune di Brescia, il 26 maggio, e il professor Puccio è nella lista per Brescia Civica, abbinata alla rielezione del sindaco uscente Adriano Paroli. Professor Puccio, cosa l'ha spinta ad accettare questo loro invito, per entrare in questa avventura che mi sembra che lei non abbia mai fatto, politica attiva. In realtà non ho fatto mai politica attiva, e questa è una grande verità, però ho vissuto sempre a contatto con la gente, con i familiari dei miei pazienti. Ho trattato praticamente per tutta la mia vita patologie tumorali anche gravi, e quindi io sono stato a contatto praticamente perenne con la sofferenza. Nel momento in cui mi è stata fatta questa richiesta, ho pensato proprio a quella, all'oncologia, cioè alle tematiche ambiente tumori, che purtroppo in questi ultimi mesi su Brescia e per Brescia è venuta fuori con una grande, con una forte, insistenza. Questa condizione nuova mi ha spinto ad accettare questo incarico, questa candidatura, perché realmente abbiamo nel mio gruppo la possibilità di entrare nel merito dell'ambiente e della salute di Brescia e di portare pesantemente delle proposte serie per la città. Ecco, noi sappiamo anche di un progetto per la città di Brescia che non riguarda solo il settore sanitario, un progetto che mi sembra si chiami Brescia Città Sana. Ecco, in cosa consiste? Beh, ha due origini, ecco, due origini abbastanza lontane. Una è legata all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che all'inizio degli anni 90 diffondeva questo concetto delle città sane nel mondo e alcune città l'hanno già applicato. L'altra è legata strettamente alla mia professione. Io ho voluto abbinare, mettere insieme la mia esperienza a questi concetti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Carta di Ottawa hanno diffuso. Il concetto sta nel fatto, non il sana intesa come sanitario, semplicemente sanitario e quindi prevenzione, il concetto sta come sano nella sua globalità, nella sua interezza. E questo è fondamentale perché riguarda i giovani, riguarda l'architettura, l'urbanistica di una città, riguarda il turismo sostenibile, riguarda il rischio cardiovascolare, riguarda la possibilità di avere dei parchi che siano adeguati alla vita dei cittadini. Quindi è un progetto globale in cui molte professionalità entrano in gioco e vengono coordinati da un'unica, da un unico, in un unico gruppo intersettoriale. Grazie professor Puccio. Ecco, vi ricordo, professor Puccio, candidato al Consiglio Comunale per le prossime elezioni del Comune di Brescia nella lista per Brescia Civica. È Francesco Puccio, che vive naturalmente a Brescia, nel centro di Brescia, sposato con Elisabetta Agnutti, ha due figli, Andrea, laureato in legge, ed Alessandro, laureato in economia. Ecco. Tanti auguri al professor Francesco Puccio. Grazie, grazie infinite.